serenità rispetto ad altre zone, non che siamo arrivati ovviamente a reati zero, però rispetto ad altre cose e ad altre località che leggiamo ogni giorno sui giornali, insomma, non stiamo ancora malaccio, ecco, come suol dire. Ovviamente il tema delle truffe, che è, diciamo, uno degli argomenti caldi, come diceva giustamente la professoressa, è un tema che si evolve, io lo vedo anche nella mia professione, nel mio lavoro. E non è vero che le vittime molto spesso sono le persone più anziane, perché con le nuove tecnologie ci cascano a più pari anche chi la tecnologia la mastica sui giorni, quindi giovani, meno giovani, ma tutti quanti. Quindi ringrazio ovviamente l'università per la sensibilità e l'attenzione che dà a determinati temi, e bene, insomma, sperando, insomma, che a Cavalcante si possa respirare aria di tranquillità ancora per tanto tempo. Grazie e buon lavoro e buon ascolto. Oh, buongiorno a tutti, sono il capitano Tomaselli Maurizio. Sono io che ringrazio innanzitutto per questa opportunità, ringrazio chi ha organizzato questo incontro e ringrazio tutti voi che siete qui presenti, come ringrazio anche il sindaco. È un onore per me essere qua con voi oggi, perché è un piacere condividere con la popolazione il mio ruolo. Mi è difficile, ecco, avere un rapporto diretto con la gente. Ecco, queste sono occasioni per le quali io proprio ho il piacere e mi muovo più che volentieri per condividere del tempo insieme alla gente, no? Parlando di cose utili, no? Quindi, come in questo caso l'argomento è di interesse, quella che è la truffa, no? In danno, come si diceva poc'anzi, non solamente nei confronti delle persone meno giovani, ma è trasversale, anche i giovani ci cascano in questi reati. Purtroppo, come è stato anticipato, sono fatti i furti, le truffe, così come altri episodi che sono sempre esistiti e purtroppo esisteranno sempre, no? Perché solo in un mondo ideale potremmo pensare a un famoso cantante, no? Cantava una canzone, l'isola che non c'è, dove non ci sono i ladri, no? Ma purtroppo i ladri ci saranno sempre. Sta a noi, a voi, far sì che queste persone abbiano difficoltà, no? Nel raggiungere quello che è il loro obiettivo, no? Ma cosa importante qui, e che ci tengo a dire, lo ribadirò anche a termine, è che se voi siete qui presenti è perché bene o male voi percepite probabilmente il problema, quindi voi probabilmente un dispositivo di protezione, piccolo o grande che sia, voi l'avete già acquisito, voi già sentite questo come problema se siete qua. Ecco, io vorrei arrivare invece a tutti quelli che oggi non sono qui presenti, a tutti quelli che oggi non sono qui presenti o perché non avvertono il problema, o perché non possono fisicamente muoversi da casa per venire qui, no? O per lavoro, o per qualsiasi altro motivo. Ecco, io vorrei raggiungere queste persone. Come si può raggiungere queste persone? Si può raggiungere creando una rete solidale. Voi, a termine di questo incontro, dovete vestirvi della divisa del carabiniere, uscire di qui e condividere con altre persone, ma non solo domani, oggi, domani, nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, sempre, ogni occasione possibile, condividere queste informazioni che oggi vi veicolo con vostri parenti, vostri familiari, amici, vicini. Dovete creare voi una rete solidale. Se riusciamo ad arrivare a creare una rete solidale, informativa, perché l'informazione, noi carabinieri, l'informazione è indispensabile. L'informazione noi la utilizziamo per prevenire qualsiasi genere di reato, no? Io nel corso di questo incontro, dopo vi darò anche delle pillole, vi descriverò e vi indicherò, vi renderò partecipe di fatti accaduti realmente, no? Non tanto distante da qua, chiaramente non condividerò con voi i dati riferiti alla persona, al luogo del fatto, però sono fatti realmente accaduti vicino a Chioggia, vicino alla, se non in provincia di Venezia, comunque nella regione Veneto, per
che io so, che io acquisisco, perché nell'Arma in Carabinieri abbiamo una rete informativa dove noi veniamo a sapere gli episodi, i fatti che accadono in giornata e che ci servono, sono utili per noi per prevenire ulteriori episodi. Quindi è l'informazione che io vi veicolo a voi, serve a voi a prevenire, e queste informazioni vi chiedo di condividerla, no? Con altre persone, creare una rete informativa. Ecco, detto questo, partiamo a dire cos'è intanto la truffa, no? La truffa è raggirare una persona. Ecco, cambiano sempre, vi leggerò fatti, episodi, e si evolvono sempre, perché chiaramente chi commette questo genere di episodi, che non vanno a ledere solamente, attenzione, il patrimonio, ma vanno a ledere anche la psicologia della persona, no? È un danno psicologico che si arreca anche alla persona. Io sono contentissimo che non tutte le truffe e i furti che si verificano ne veniamo a conoscenza, perché io sono convinto che tanti forse si vergognano pure a dirglielo ai propri familiari, ai propri figli, ai propri mariti, mogli e quant'altro, no? Tenendo per sé l'informazione e non divulgandola. Quindi sono sicuro che alcuni episodi non ne abbiamo noi stessi a conoscenza. Ecco, detto questo, la truffa è il cercare di raggirare una persona per ottenere chiaramente la fiducia e di conseguenza un bene, un qualcosa che chiaramente in questo caso è economico, no? Parliamo di soldi, parliamo di gioielli e quant'altro. Come dicevo, l'attività, le azioni possono anche essere diversificarsi, però hanno tutte un unico denominatore, ovvero tutte o sta accadendo qualcosa o da poco, è accaduto da poco, positivo o negativo, attenzione, è positivo o negativo, è accaduto da poco, o sta accadendo in questo momento o accade a breve. Questo perché sia i ladri che i truffatori, il loro nemico principale è il tempo. Più tempo trascorre e più per loro è facile essere scoperti. Quindi togliere il tempo alla persona che hanno dinanzi per metterla nelle condizioni di non difendersi, di non capire di essere in quel momento raggirata, è il loro obiettivo. Quindi il tempo, in quel momento, in questo momento sta accadendo un qualcosa, io non ti do il tempo per verificare, accertare. E chiaramente un ulteriore elemento che deve far accendere la lampada è il fatto di dover mettere mano al portafoglio, no? Perché nel momento che si è avvicinati a queste persone, anzi vi dico subito che presso la propria abitazione o lungo la strada, nel momento che si è avvicinati e che qualcuno chiede dei soldi, no? Perché sta accadendo qualcosa, ecco che in quel momento deve accendersi la lampadina. Nessuno vi deve chiedere soldi, né a casa, nessun ufficio pubblico o anche privato, nessuno viene a riscuotere soldi presso la propria casa. Se qualcuno si presenta a casa e vi dice dovete pagare questo, dovete pagare quell'altro, è una truffa sicura, non è se, ma, forse. L'unico che ha diritto a essere corrisposto quello che vi offre a casa è eventualmente il pizzaiolo che vi porta la pizza dopo che l'avete ordinata. Io vi porto la pizza e voi pagate, no? O avete l'accordo col panettiere, vi porta il chilo di pane, voi corrispondete il chilo di pane. Ma di fuori di questo, qualsiasi persona che si presenti a casa chiedendo pagamenti, riscossioni e quant'altro, è sicuramente al mille per mille una truffa, un tentativo di truffare. Le informazioni sono alla base di questo, perché talvolta capita, uno dice, ma come faceva a sapere che mio figlio o mia figlia, mio figlio si chiamava Claudio, per dire, no? Ma sicuramente qualcuno l'ha detto. No, allora, e qui entra in gioco un altro aspetto, l'informazione, quello che ho detto prima, perché come noi carabinieri acquisiamo le informazioni, anche loro sanno come fare a ricavare le informazioni dalle persone da raggirare e truffare, con una semplice telefonata, che magari passa anche inosservata quella telefonata. La confidenza non si deve,
E qui parto con il discorso della confidenza. La confidenza non va data a nessuno, nemmeno a uno di più, sia di persona che al telefono. Qui capita anche spesso che queste informazioni vengono inconsapevolmente date dalla persona che poi verrà truffata, ricevendo una semplice telefonata con la quale la persona sconosciuta si presenta e butta là dicendo: guardi, ho parlato, non si ricorda di me, so che lei ha suo figlio che si chiama Gino. E quella fa: no, mio figlio non si chiama Gino, si chiama Claudio. Ah no, scusi, ho sbagliato numero, ho sbagliato telefonato, guardate, mi dispiace, pensavo di aver chiamato la persona. Però intanto voi avete dato un'informazione. Quell'informazione là al truffatore servirà dopo un mese, dopo due mesi, che si presenterà a casa dicendo guardi che mi manda suo figlio Claudio. Come fa a sapere che si chiama? Perché? Perché quella telefonata famosa fatta in quell'occasione, che ormai è nel dimenticatoio, anzi non ci si ricorda proprio più, in quel momento io consapevolmente è stata data quell'informazione. Le informazioni personali sono importanti, ripeto, per noi, ma sono importanti anche per i truffatori, per quelli che vogliono agire e raggirare le persone. Quindi ecco, innanzitutto è importantissimo che ognuno i propri dati personali li costruisca in maniera gelosa, no? Quindi, e da qui è il dato sia verbale, scambio di battute con la persona che sia di fronte, magari o telefonicamente, ma anche, come accennato, in rete, no? Molti di voi utilizzeranno la rete, ecco che i dati che vengono inseriti in rete bisogna stare molto attenti, bisogna essere gelosi, come le mail che si ricevono, che vengono richieste password, vengono chiesti i dati e quant'altro, bisogna prendersi il tempo. Il tempo è importantissimo, perché il tempo ci dà l'opportunità, la possibilità di scoprire che in quel momento qualcuno sta cercando di raggirarci. Quando si presenta la persona a casa e ci dice: sono il tecnico del gas, no? Dopo vi spiego, vi do l'informazione, guardate, questi episodi così accadono tutti i giorni, anche stamattina, anche in questo momento stanno accadendo, è che i giornali non ne parlano perché sono talmente tanti gli episodi e comunque cosiddetti anche marginali che i mass media non li pubblicizzano più, però sono tantissimi e ci capitano qui vicino a noi, tutti i giorni. Parto con un episodio, no? Un episodio, così alziamo un attimino l'attenzione, no? Questo è l'ultimo, questa mattina, no? Anna, no? Classe 58, quindi anche giovane, no? Connubilata, casalinga, riceve la telefonata da parte di una persona che si presenta come sua amica, vicina di casa amica. Perché dopo uno dice: ma come fa a caderci? Perché tanti di noi mi sembra talmente evidente, palese, però guardate che loro agiscono facendo 100 telefonate, 1000 telefonate. Tra quelle 1000 telefonate ci sarà una che ci casca. E noi dobbiamo informare quella persona, ed è qui l'importanza di questo incontro, perché noi quella persona lì, noi la dobbiamo informare. Quella persona qui, in questo momento, non è presente qua. Quella persona si troverà, è un vostro vicino di casa, un vostro parente, un vostro familiare. Lo dobbiamo raggiungere, lo dovete raggiungere e glielo dovete dire. Dobbiamo arginare, tentare di arginare il problema, perché è un problema che riguarda, attenzione, la collettività. Qui non mi sto rivolgendo al singolo, questo è un problema della collettività, perché il benessere di una collettività, il benessere sociale, è la sommatoria del benessere individuale. Nel momento in cui cala il benessere di un solo singolo, cala anche il benessere di una collettività, che in proporzione magari faccio neanche caso, tanto è capitato al vicino di casa, per fortuna è capitato a lui, non è capitato a me, è una forma egoista.
egoistica, ma che in realtà si ritorce anche su di noi e su tutta la collettività. Quindi, ritornando al caso specifico, telefonata di una persona che si palesa, amica di vecchia data, che la informa che in quel momento è all'ospedale di Mestre, che gli hanno diagnosticato una grave forma tumorale che necessita di cure molto costose, provenienti dalla Svizzera, e che la prega di chiamare il numero, gli dà il numero della Svizzera. Quel numero, gli dice, è riferito a un dottore, ti risponderà il medico che mi ha in cura, no? E che ti dirà che effettivamente i medicinali costano parecchio, no? Lei riprende nota del numero, chiama il numero, chiaramente dall'altra parte lei è convinta di parlare con un medico, ma capirete bene che medico non lo è, che chiaramente gli dirà, guardi che le cure sono costosissime, no? Quindi la richiama questa sua amica, dice, hai chiamato il medico? Sì, l'ho chiamato, no? Ho chiamato e mi ha confermato che effettivamente hai una grave forma tumorale, che costano parecchio le medicine, come posso aiutarti, come posso fare? Ma guarda, io ho necessità di denaro, di soldi, arriverà da te una dottoressa che si chiama Maria, che è dell'ospedale, viene da te e dagli i soldi, quello che puoi dargli, dagli, no? E guarda caso, dopo poco suona alla porta e chi si presenta? Maria. E questa Maria quanti soldi si porta via? Si porta via la bellezza di 15.000 euro in contanti. Allora, qui sembra la favola, no? Sembra una favola raccontata così, ma questa non è una favola, questa è accaduta l'altro ieri, e ripeto, in provincia di Venezia. Noi dobbiamo pensare che nella collettività, ci sono anche quelle persone che magari non hanno quella malizia, che probabilmente è anche un po' ingenue, no? Che io personalmente, ma come magari voi tutti, no? Pensiamo, leggendo qua, no? Io leggendo il messaggio, la segnalazione che mi arriva, come fa una persona a cadere in questa truffa, no? E dopo anche accettare che è stata truffata, capire che è stata truffata, e quindi andare dai carabinieri e rappresentare e denunciare il fatto. Però esistono queste persone, ci sono queste persone, noi dobbiamo raggiungere queste persone. La raccomandazione è raggiungere queste persone, parlare con queste persone. Guardate, succedono questi episodi. Quindi, la condivisione dei dati, questo è un episodio, dopo ve ne racconterò altri, perché si evolvono. Questo è uno degli ultimi, ed è, l'ho ripreso e lo condivido con voi perché è particolare, no? Non mi era mai capitato una. Però vedete, è il tempo, come dicevo prima, è accaduto poc'anzi, o sta per accadere, o accade nell'immediatezza, e ho bisogno subito. Non ti do il tempo per ragionare, pensavo, col tempo, lei ha capito, però guardate che i furti, le truffe, è brutto dirlo, però è difficile per noi scoprire chi è responsabile, ed è ancora più difficile, se non impossibile, recuperare quello che è stato rubato, quello che è stato portato via. Quindi bisogna prevenire. Lo strumento importantissimo è la prevenzione, l'informazione e così la prevenzione. Quindi, dati personali, la persona che si presenta a casa, la telefonata, l'email che arriva di pigiare, ma guardate che le email arrivano, anche a me arrivano, a tutti quanti,
anche i carabinieri, anche su indirizzi di uffici pubblici, perché è gettare una rete nel mare. 1000 non ci cascano, 1 ci casca. No? Si va a cliccare sul messaggio l'offerta, no? Fare attenzione a quello che sono le offerte, no? Se entro oggi mi clicca qua, tempo, no? Perché non dicono mai l'offerta scade fra un mese, due mesi, perché uno fra un mese, due mesi ha il tempo, no? Di ragionare, pensare, vedere, confidarsi, no? Controllare, ha tanti strumenti poi per verificare se quella mail, se quella offerta è reale o se è un'invenzione, no? No, dico, no, se mi clicca subito, tempo 30 secondi, no? Lei avrà diritto al buono X, no? No? Dopo uno clicca e deve condivide inconsapevolmente poi degli ulteriori dati che a chi è dietro, che magari a distanza non è detto che sia, perché ormai la truffa via internet è globale, no? E guardate, è difficilissimo poi risalire a chi è responsabile, attenzione. Si condividono dati, carte di credito, bancomat e quant'altro, che inconsapevolmente, ma che dopo sfruttano, queste persone sfruttano per ottenere i guadagni, no? Per ottenere un guadagno illecito. Allora, la condivisione. Così come la persona che si presenta presso l'abitazione, il dipendente pubblico, può essere anche il carabiniere, attenzione, il carabiniere si presenta a casa, si presenta in divisa, è difficile, impossibile vi dico, che si presenti il carabiniere in borghese senza avere uno in divisa a fianco. Io comando il nucleo operativo radiomobile di Chioggia, all'interno del nucleo operativo radiomobile di Chioggia c'è un'aliquota della centrale operativa, io sono responsabile sostanzialmente del pronto intervento, no? Di tutti i fatti e della gestione del pronto intervento, c'è una centrale operativa dove c'è un operatore che risponde alle chiamate del 112, operatore che poi veicola la richiesta alla macchina sul territorio, no? E quindi la radiomobile, il pronto intervento, più ho un'aliquota che lavora in borghese, no? Quelli che lavorano in borghese, quando vanno a casa di vostra, hanno sempre comunque i carabinieri di Cavarza al seguito. Quindi il carabiniere in divisa c'è sempre. È impossibile che ci sia una presenza. E comunque, anche se dovesse arrivare il carabiniere in borghese che si qualifica come tale, lui non ha nessun diritto di entrare in casa. Vi chiede di entrare in casa, non ha nessun diritto di entrare in casa. A meno che, ma sono cose che non serve qui riferire, però voglio dire, voi avete tutto il diritto, e noi tutti abbiamo il diritto, di far tenere fuori la gente. Lo sconosciuto non va fatto entrare in casa. Chi si presenta come tecnico del gas, dopo vi racconto episodi, tecnici del gas, no? Tecnici dell'Enel, che si presentano, fuga di gas, vedete? Sta accadendo qualcosa di importante, di pericoloso, il pericolo è attuale, bisogna far subito, non danno il tempo alla persona di poter difendersi, poter accertare se questa informazione che lui sta dando è reale o meno, bisogna far subito, lei deve uscire di casa, sta scoppiando tutto, vada a prendere i soldi, vada a prendere i gioielli, salviamo quello che può salvare, no? La persona va a raccogliere tutti i beni che ha in casa, li porta fuori, li metta qui in parte che li sorvegliamo noi, come va a finire? Va a finire che non c'è nessuna perdita di gas, va a finire che il denaro e i gioielli non ci sono più, no? Che dopo sono abili, attenzione, perché uno dice, entra il tecnico del gas, dice c'è la fuga del gas, ma c'è quello che, perché dopo uno dice, quando va a fare la denuncia, dice ma effettivamente c'era l'odore del gas. Perché? Perché questo in tasca ha la bomboletta che ricarica per ricaricare gli accendini, nel momento opportuno
scarica un po' di odore, e qui c'è odore di gas, effettivamente c'è odore di gas, evidentemente c'è pericolo. È in quel momento che noi dobbiamo prenderci il tempo. Dobbiamo prenderci il tempo. Come facciamo a prendere il tempo? Guardi, chiamo il vicino di casa, chiamo il mio familiare, faccio che è quella più veloce il 112, 112, anche per avvisare che c'è una porta di gas. Aspetti un attimo, chiamo il 112, che risponde all'operatore subito, è semplice, 112, risponde al carabiniere. Guardate, qui ho una persona, mi dice che c'è una perdita di gas, siamo in via, e il carabiniere mi dà le informazioni necessarie. È un vostro dovere, oltre che essere un diritto, è un vostro dovere comunicare al 112 l'emergenza, no? C'è un'emergenza? Aspettate, chiamo i carabinieri, chiamo il 112. E vi assicuro che il truffatore non è persona violenta. Se voi vi comportate così, se si trova davanti l'utente che si comporta così, che basta poco, faccio il 112, questo scappa, scappa. Via. Ed è qui che dopo c'è un altro dovere, quello di dire grazie a quella volta che i carabinieri mi hanno informato, ho sventato la truffa. Sì, però il mio dovere non finisce là, il mio dovere è quello di informare poi effettivamente. Guardate che a me è arrivato questa persona, si è comportata così, è scappata, e informo i carabinieri che c'è stato questo tentativo. Ma perché li informo? Perché questo qui scappa da voi, però dietro l'angolo c'è un'altra persona che può cadere in quell'inganno. Quindi noi dobbiamo arrivare anche a prevenire quell'altro tentativo, no? Allora, vi racconto altri fatti. Questo è uno, Mario, classe 31, pensionato, riferiva che poco prima la moglie convivente, Maria, del 35, veniva contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per il nipote, invitava la donna a recarsi presso un ufficio postale per ritirare dei documenti importanti di cui lo stesso necessitava. Medesima, pertanto, cosa fa? Esce dall'abitazione adempiendo a quanto richiesto. Quindi va all'ufficio postale, rimane in casa l'anziano. Cosa succede? Cosa pensate che accada? Che nel mentre la moglie è all'ufficio postale, suona alla porta il campanello una persona, X, dice di essere impiegato dell'ufficio postale dove si è poco adesso, in questo momento, è presente sua moglie, che però ha necessità di versare del denaro, e quindi gli chiede di dargli del denaro. Il marito, sapendo che effettivamente la moglie è all'ufficio postale e sapendo che effettivamente si era recata per il nipote e quant'altro, gli consegna la somma che gli viene richiesta, no? Denaro. Quindi giungeva un uomo sconosciuto a Mario, chiaramente, il quale, fingendosi dipendente delle Poste Italiane, richiedeva lo stesso di dover ritirare del denaro per conto della moglie. Riusciva a farsi consegnare dalla vittima la somma di 4.000 euro. E lui consegna 4.000 euro, convinto, perché hanno creato una situazione in cui hanno dinanzi delle persone non tanto giovani, no? Ma ci sarei caduto anch'io. Poteva caderci anche gente molto più giovane. Si presenta uno dell'ufficio postale, dice che mia moglie è in effetti là, chiede i soldi perché deve fare questo versamento, e io gli do i soldi. Anche questo episodio, guardate, l'altro giorno, in provincia di Venezia, non li trovate sui giornali, non li trovate.
Ma ce ne sono tanti, ce ne sono tante altre situazioni, no? Abbiamo falso, il finto carabiniere, no? Visto che siamo qua. Pensionata del 33, vedova, riferiva di aver ricevuto tra le ore 12 e le ore 13 telefonata da parte di sedicente appartenente all'arma dei carabinieri. Gli chiedeva di consegnare del denaro per evitare l'arresto del proprio figlio. Carabiniere, cioè telefonata, no? Dove l'anziana, il Claudio, suo figlio Claudio è stato arrestato dai carabinieri perché c'è stato un incidente stradale dove suo figlio è responsabile, no? Perché ha investito un bambino di 7 anni che è gravissimo all'ospedale e sta per morire, e per evitare l'arresto ha liberato presso la vostra abitazione l'appuntato dei carabinieri, al quale dovete consegnargli i soldi per l'avvocato, no? Quindi consegnare del denaro per evitare l'arresto del figlio a seguito di sinistro stradale. Uno sconosciuto poco dopo si presentava presso l'abitazione della vittima, la quale consegnava euro 400 e vari monili in oro, no? E vari gioielli, perché dopo dicono 400 sono pochi, già tra l'avvocato, non c'hai gioielli in casa. Sì che va a gioielli, va a prendere i gioielli e li porta là. Ecco, per dire, dicevo prima il tempo, no? Sta succedendo, appena successo, sta succedendo o succederà a breve, quindi appena successo l'incidente stradale, sta succedendo l'arresto, accadendo l'arresto, quindi per evitare tutto questo mi devi dare subito i soldi, no? Velocizziamo i tempi. Attenzione, perché uno può dire, vabbè, ma ricevo la telefonata e intanto nel frattempo posso chiamare il 112 per capire un attimino, perché magari questi cosa fanno? Chiamano e fanno sì che la vittima rimanga al telefono. Quindi rimanendo al telefono loro sanno che la persona non può aver chiamato i carabinieri. Quindi mentre è al telefono sta arrivando l'appuntato dei carabinieri a ritirare i soldi. No, è al telefono, in quel momento suona la porta, no? Tring, no? Ed è al telefono. Quindi loro sanno che comunque in quel momento, in quel contesto, i carabinieri non sono stati informati. Quindi sono sicuri. Cosa si deve fare in questi casi? Si interrompe la chiamata, si fa subito il 112, subito. C'è un incidente stradale, c'è l'arresto, c'è un... chiamo il 112, accade così e così, ho questa telefonata, l'operatore vi saprà dare tutti i consigli giusti. Questa è una truffa, queste sono tutte truffe. Non esiste il pagamento di avvocati, io abbiamo un avvocato, me lo può confermare, non esiste il pagamento di avvocati per evitare l'arresto di una persona che in quel momento si trova presso la caserma dei carabinieri e che deve avere subito il compenso perché altrimenti viene arrestato. Non esiste. Nel momento che vi chiede, le persone chiedono di mettere mano al portafoglio, quella è una lampadina che deve accendersi in quel momento. È una truffa, al 1000 per 1000. Non è una truffa, vabbè, pazienza. Però intanto cerchiamo di evitarle, no? Io mi dispiace, ma grazie. Buona continuazione. Vediamo, beh, come falso avvocato sinistro stradale, no? Carabinieri intervenivano presso l'abitazione di Maria, classe 54, coniugata pensionata, dove sedicente avvocato, simulando un sinistro stradale occorso al figlio della vittima, si faceva consegnare progressivamente 500 euro, quale parcella per assistenza a causa penale, per poi dileguarsi a piedi per le vie limitrofe. Volevo vedere
tecnico del gas, no? Tecnico del gas. Non arrivano funzionari, dobbiamo mettere, non arrivano. Ma condividetele queste cose con il. Non dico, vedete, vabbè, io leggo, no? Di tutto quello che io vi dico, ricordatevi qualche piccola cosa, no? Qualche piccolo passaggio, ricordatevi. Condividetelo, parlatene e ditegli a chi condividete, ditegli a sua volta di condividere. L'informazione va condivisa, si deve creare questa rete. È una rete informativa solidale che non costa assolutamente nulla. Non costa denaro, uno non deve pagare, non deve neanche, non c'è un pagamento, non è che uno perde un qualcosa, no, ci guadagniamo tutti, questa informazione ci guadagniamo tutti, informatevi, uscite da qui, vestitevi da carabinieri e fate i carabinieri anche voi, informatela e dite e raccomandatevi con loro di informare la volta, di parlarne. Nel pomeriggio di ieri, tre soggetti, che dopo hanno anche la mascherina, no? Perché c'è il Covid, c'è ancora quelli che hanno la mascherina. Io sarei ancora più sospetta ancora la persona che indossa la mascherina. Perché adesso il Covid un po' bene o male è passato, vabbè, ci sono ancora casi. Però chi si presenta con la mascherina, a me personalmente dà più sospetto, perché è un modo anche in un certo senso di travisare, no? I propri lineamenti, quindi anche rendere difficoltosa. Allora, chi suonava la campanella dell'abitazione della pensionata? Maria, classe 51, con la richiesta di voler controllare la presenza di mercurio nell'acqua. Si inventano, e dopo fa anche se non fosse una cosa seria, farebbe anche sorridere questo. Però sono cose che tutti noi ci sembrano così, cioè talmente palesi queste inverosimili e quant'altro, ma però c'è chi ci crede, no? Nell'acqua della rete domestica, i tre dopo essere entrati all'interno dell'abitazione, mentre l'anziana si recava a piedi da conoscenti, quindi proprio la lasciata in casa, no? Asportavano la TV, aprivano la cassaforte con la flex, gli hanno aperto la cassaforte, asportando tutto quello che hanno trovato, no? E tra l'altro uno di questi aveva la maglia con su scritto polizia, no? Quindi poi si presentano queste persone, state fuori, non dovete, cioè avete tutto il diritto di farli stare fuori, intanto, prima cosa. C'è dell'acqua in mercurio? Chiamo il 112, ho qui delle persone che questi spariscono, due secondi spariscono. E gli si dice all'operatore, guardi, è arrivato questo, mi dicono che c'è il mercurio nell'acqua, stanno andando via, stanno scappando. Oh, ci ricordiamo, vediamo la targa, bene, vediamo la macchina, bene. Però diciamo, informiamo. Pensionata, nella mattinata, avvicinata da sconosciuto, presentatosi con la sua propria dimora e qualificatosi quale operaio della rete idrica. Anche lui è entrato, si è impossessato di denaro, oro e quant'altro, no? Ad esempio, per dire, no? Anche, ripeto, se non fosse una cosa seria, uno viene anche da sorridere, no? Gas, no? Gas o mercurio nell'acqua, nell'acqua, nella rete idrica, no? Guardi, prenda subito tutti, questa è una situazione che va a contaminare il denaro, i gioielli che ha in casa, li deve immediatamente prendere e metterli in un posto sicuro. Qual è il posto sicuro? Il frigorifero. Il frigorifero o il congelatore. Metta tutto nel congelatore che lì si salva tutto.
quei soldi e quel denaro, quei monelli d'oro, dopo, a fine dell'emergenza, si trovano ancora nel frigorifero? Però succedono queste cose qua, eh? Accadono queste cose qua. Pensionata, una persona, assistenza domiciliare, perché dopo c'è il, vabbè, cioè, dipendente del gas, della rete idrica, quindi dipendente del comune, c'è anche l'assistenza sanitaria del domicilio, no? Arriva l'infermiera di turno che è mandata dal servizio sanitario per fare, controllare il documento, il codice fiscale, la tessera sanitaria, no? E quant'altro, quindi entra in casa perché la si fa accomodare perché ha il tesserino, no? E la si fa accomodare in casa, no? Perché è anche buona educazione, no? Uno dice no, perché giocano anche su questo, hanno di fronte una persona che magari è anche educata, la fa accomodare in casa, magari gli chiede il bicchiere d'acqua, gli dà pure il bicchiere d'acqua. Però nel frattempo c'è il complice fuori che non è stato visto e che entra di nascosto in casa, e mentre questa la intrattiene in cucina bevendolo il bicchiere d'acqua e chiedendo le informazioni, magari facendo finta di scrivere sul foglio di carta, no? C'è il complice che sta girando le stanze e porta via tutto quello che trova, no? Il tempo è importante per loro. Più tempo passa e più è facile, e lo sanno, per loro non raggiungere l'obiettivo ed essere scoperti. Ad esempio, per dire, se uno ha del denaro o dei gioielli che custodisce in casa, è bene e opportuno sapere che i ladri, quando entrano in casa, la prima stanza dove vanno? In camera da letto. Ma secondo voi, quando noi carabinieri arriviamo a fare il sopralluogo nella camera da letto, troviamo una camera da letto ordinata o troviamo una camera da letto dove è passato un tornado? Dove i cassetti dei mobili sono tutti buttati per aria, sotto sopra, no? Perché io nascondo i soldi, li metto in una busta e li scoccio sotto il cassetto perché lì è... Lì entrano, la prima stanza che entrano in camera a letto e buttano tutto sotto sopra. Tutto sotto sopra. Se avete un anello in oro, lo trovano. Se avete una banconota da 100 euro, la trovano. E allora, se uno proprio deve custodire del denaro, mi faccia il favore, non lo metta in camera da letto. Perché almeno gli facciamo perdere del tempo, no? Entrano, vanno in camera da letto, la buttano sotto sopra, perdono tempo e non trovano nulla. Forse in quel lasso di tempo qualcuno entra in casa o prendono paura, sentono un rumore, magari se ne vanno, e ho salvato quel po' di denaro, quei buoni gioielli che ho nascosto da altre parti, non lo voglio sapere. Però sappiate che la camera da letto è la prima stanza dove vanno. Ma io metto tutto in una cassaforte. Io metto tutto in una cassaforte, io ho la cassaforte, e la cassaforte non la apro, no? Aprono tutto. Quindi la cassaforte va bene come fargli perdere del tempo. In cassaforte non metto niente. Perdono il tempo a forzarla, no, perdono il tempo, non c'è nulla dentro. Oppure si prendono la cassaforte, scappano, convinti di avere qualcosa dentro, perché se l'aprono da un'altra parte, e non trovano dentro niente. Dopo sono piccoli aspetti che ognuno di noi magari deve anche... È brutto parlare così, attenzione, perché non è bello, perché uno dovrebbe essere libero. In un mondo ideale, ognuno di noi
dovrebbe essere libero di tenere le porte aperte, di tenere la bicicletta davanti casa senza lucchetto, no? In un mondo ideale, ma non siamo in un mondo ideale. Purtroppo ci sono anche queste persone, dobbiamo fare i conti con queste persone. Quindi cerchiamo di rendergli quantomeno difficile, no? Questo loro operare. Le offerte, ho accennato prima anche alle offerte, le offerte, quelle vantaggiosissime, non esistono, non esistono, ovvero se esistono io ho il tempo di approfondire, ho il tempo di valutare, ho il tempo di verificare che quell'offerta sia reale. Se io non ho il tempo per approfondirla, quella è una truffa. Quella è una truffa. Non esiste l'offerta vantaggiosissima. Non esiste il telefono che costa 1000 euro al negozio che lo trovo in internet a 100 euro. Non esiste. Noi siamo convinti di fare l'acquisto del mese, no? Di risparmiare. Però non esiste, non esiste queste cose qua, esistono un mondo ideale. Io avrei anche concluso, no? Ecco, voglio ribadire questo, è importante che voi queste informazioni le condividiate, condividetele. Io raggiungo l'obiettivo non dopo questa chiacchierata, perché se rimane qua tra di noi, resta il tempo che trova, non serve a nulla. Voi sapete già come difendervi. Se siete qui, voi sapete già come difendervi. È quelli che non sono qui presenti che vanno difesi. E è il compito vostro, oltre che nostro, chiaramente, perché anche noi facciamo, questa è un'occasione per parlare a una platea così, quotidianamente, come la stazione, i carabinieri che sono sul territorio, hanno modo comunque di parlare con la gente, quindi questi aspetti sono certamente condivisi ogni giorno. Però, ecco, voi uscendo da qui, portate queste informazioni, condividete queste informazioni, dite con la gente con cui parlate, dite loro di condividere a loro volta. Lascerei la parola alla comandante della stazione, che voi lo conoscete meglio di me, è un valido comandante, un valido maresciallo. Guardate, siete fortunati a avere un maresciallo così, a cavarsene. Salve a tutti, sì, infatti ci conosciamo, penso, con la maggior parte delle persone. Infatti il capitano ha perfettamente ragione, forse chi è qui presente sa come difendersi, sa come, però io vi assicuro che non, specialmente proprio il periodo del Covid, leggermente uscendo dopo il Covid, delle volte appare incredibile, ma siamo a livelli di, anche parlo Cavazza, quotidiani, non sto parlando di che capita una volta ogni tanto, perché poi c'è l'abitudine di prelevare i soldi in posta in contanti. Uno, due, tre anziani in casa che portano tre pensioni in contanti e nel giro di un anno abbiamo visto delle consegne di denaro che in confronto è niente questo. Cioè, effettivamente si rimane impotente perché vabbè, guardi le telecamere, puoi guardare i lettori dark, puoi guardare, ti senti un po' in difficoltà perché vedi la persona che è stata indotta, o quelli che all'ottore sono capitati quasi tutti, cioè il tecnico del gas, tanto io penso qualche uno è del centro, quindi secondo me ne ha sentito parlare della storia del gas, spruzzano il gas, devo uscire, non chiami nessuno, l'acqua è contaminata, prendi tutto l'oro, lo metti appunto nel frigorifero,
e non succede niente. L'altra persona preleva il frigorifero e porta via. Poi, se gli anziani tengono ancora tanto l'aereo in casa, quindi effettivamente ed è difficile, perché appunto si fa fatica dopo a risalire a un responsabile. Bisogna intervenire prima, come diceva il capitano, cioè, a parte, vabbè, a me mi conoscono, forse anche i carabinieri della stazione li conoscete, anche uno che avesse trovato una divisa da carabiniere, però se anche, ma avrà una macchina, cioè trovare una macchina dei carabinieri, perché mi è capitato qualcuno che dice era in borghese, no, non ti apro, però magari fuori ho la macchina dei carabinieri, quindi magari con carabinieri in parte, un conto che uno arriva con una macchina civile, allora sì, come, effettivamente c'è una, perché non ti lasciano il tempo di avvisare il figlio, perché in quel momento quando ti dice tuo figlio ha fatto un incidente, servono dei soldi, viene il maresciallo a casa a prenderli, magari uno veramente viene preso dal panico, non ha il tempo di chiamare il figlio, non pensi che la cosa sta precipitando, allora veramente parlarne qua, uno dice vabbè, qui si sta parlando di ma delle volte una dietro l'altra e quindi avere quell'attimo di lucidità di dire il maresciallo non verrà mai a casa mia a chiedermi 10.000 euro, 5.000 euro per pagare un avvocato, per pagare, cioè non penso neanche per fare la denuncia a smarrimento, uno, immagina tu se sei un carabiniere, però appunto accade, è capitato, io delle volte veramente, come diceva il capitano, non era una delle informazioni, perché arriva con la pettorina del, magari dell'ace gas, della ditta del gas, la pettorina arancione, sa che magari ci sono dei lavori in corso, sa che vivono degli anziani da soli, quindi che hanno contanti in casa, cioè è un... c'è gente che se ne è accorta dopo un giorno, dopo due, gli ha avuto il sospetto dopo due giorni di dire ma quindi che fino ad ora erano convinti che veramente fossero serviti a buona fede quella somma. E ripeto, sapete benissimo, io delle volte metto la pattuglia perché mi veniva il sospetto delle volte che i primi del mese si metteva qualche uno davanti all'ufficio postale e guardasse chi ritirava, perché era in contemporanea avere quell'attimo, sai, di perché poi tutti vedono tutti che uno preleva somme importanti in contanti e dopo due o tre giorni capitava che gli andassero a casa e ripeto, anch'io delle volte cioè somme importanti sono state recentemente, è capitato pure appunto anche con gli uffici postali che viene contattato per telefono, tu dici pare inverosimile, però appunto riescono a carpirti quella notizia magari che è reale, quindi che uno pensa che realmente è il conto corrente imposta, che bisogna spostare i soldi, vi do un appoggio IBAN, tanto è tra posta a posta, e accadono. Quindi immagino che adesso il capitano, che ne fa tante di conferenze, diceva no, ma adesso noi siamo tutti pronti per essere, però c'è in quel momento forse di solitudine, di difficoltà, di forse per mandare via la persona, delle volte mi ha dato l'idea che la persona aveva capito che era stata fregata, però si è ritrovata da sola con sto estraneo e quindi ha detto vabbè, gli do quello che ho, basta che va via, proprio per quello, perché non gli ha lasciato il tempo di dire un attimo, aspetta, ti ritrovo.
trovi magari queste strade in casa e purtroppo accadono, ripeto, è difficile, abbiamo tanti fascicoli, le telecamere, le macchine a volte hanno targhe, ormai si comprano anche targhe fasulle, sono macchine appunto intestate magari a prestanome. Quando ti va bene di trovare una targa, quindi proprio oggi hanno telefonato in stazione, vabbè, stamattina, che anche lì pare scontato quel messaggino su Android dove gli dice sono arrivati a tutti in genere, su gli iPhone non mi pare di no, ma su Android sono tua figlia, sono tua mamma, avete visto? E lì nel momento in cui entri ti chiedono di fornire il PIN del Bancomat, è fatta. Infatti a me è già arrivato. Sì, ma arriva, ma dico, infatti, ma anche persone che però erano magari col cellulare ha avuto, si è in mano tanto tempo e si è avuto l'istinto di entrare dentro, di digitare i codici e dopo era andato. Un'altra cosa che magari anche quella abbiamo visto che è stato gli acquisti su Subito. Quando vengono fatti che una persona magari mette un articolo su Subito o su eBay e che viene chiamato, che gli viene detto sì, te lo sto comprando, vai all'ufficio e digita, facciamo un'operazione che ti ricarico la posta eBay. E in quel momento sei tu che stai facendo il bonifico all'altro e non viceversa, perché noi forniamo il cellulare, c'è gente che per vendere un lampadario di 100 euro hanno bloccato la carta perché non ce n'era più, perché gli continuavano a dire no, non mi è arrivato, ne faccio un altro, ed era proprio l'esatto contrario, era il venditore che stava versando i soldi e quindi effettivamente questo riguarda tutti, riguarda persone di tutte le fasce, di tutta la cultura, quindi è molto comune, infatti questo tipo si era arrivati anni addietro ad andare nelle chiese, non so se ricorda il capitano che se andava nelle chiese, perché poi è talmente un reato veramente andare a togliere i soldi agli anziani, loro e dei ricordi di una vita in quel momento, è uno dei comportamenti peggiori, perché poi io ho visto anch'io gente che era cambiata, che non, sì, perché magari è stata truffata e non usciva più di casa, perché poi si sentiva effettivamente, come per dire, sono stato poco sveglio, ma non è così, perché ripeto, ne abbiamo trattati di casi di persone che appunto c'è tutta una serie di eventi, perché l'amica, la figlia, e quindi uno si trova incastrato in quell'attimo che bisogna avere la lucidità di dire non è semplice, perché appunto magari ti si presenta la telefonata, ti si presenta subito a casa e quindi non si ha il tempo di sì. Nel caso in cui si dovesse presentare una persona di cui sono quasi sicura che l'identità non è, se io lo fotografo, in che cosa posso incorrere? Questo è il ragionamento fuori. Allora, ci sono tanti luoghi comuni, no? Questo è la domanda pertinente. Ci sono tanti luoghi comuni, come ad esempio se io chiudo in casa il ladro, sono responsabile di sequestro di persona, finisco io in carcere, no? Il mondo è al contrario. No, allora, sono tutti luoghi comuni. Dovete sapere che il codice di procedura penale
dà la possibilità anche al privato cittadino di fare l'arresto. Attenzione, tutti quanti, non solo i carabinieri, non solo la polizia, può fare l'arresto di una persona accolta in flagranza di un reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio. Mentre io, carabiniere, sono obbligato a procedere all'arresto, qualsiasi cittadino non ha l'obbligo di procedere all'arresto, perché il cittadino può anche voltarsi dall'altra parte e non fare nulla, non rispondere di nessun reato. Io rispondo di omissione di atti d'ufficio e quant'altro, no? E il privato cittadino può anche voltarsi dall'altra parte. Però se il privato cittadino invece interviene, e fa può fare l'arresto. Il privato cittadino fa l'arresto e consegna l'arrestato ai carabinieri che intervengono. Quindi, ritornando alla domanda che ha fatto la signora, no? Questo è un luogo comune di cui, ma se chiudo in casa il ladro, no? Ecco, rispondo del sequestro di persona? No, sto procedendo a un arresto di una persona che sta commettendo un reato, che tra l'altro vi è l'arresto obbligatorio, no? E quindi è un arresto che può fare il privato cittadino. Venendo alla domanda della signora, dice, ma io faccio la fotografia, no? Noi possiamo fare tutti i filmati e tutte le fotografie che vogliamo in pubblico. Io non commetto nessun genere di reato. Sono poi responsabile dell'utilizzo di quella foto e di quel video. Se io esco di qua, se io adesso prendo il cellulare e vi faccio la foto in questo momento, io non commetto nessun reato. Se qualcuno di voi sta registrando, in questo momento c'è un video, mi è stato chiesto il permesso, io ho consentito, però se la signora, se la dottoressa accendeva la telecamera e filmava senza il mio consenso, non commetteva nessun tipo di infrazione, nessun tipo di reato. Dopo la professoressa, chi fa la foto, chi fa il video, è responsabile dell'utilizzo di quella foto e di quel video. Quindi se io fotografo un ladro che sta scappando e lo pubblico in internet, è una cosa che non posso fare. Ma se io con quella foto, quel video, la porto ai carabinieri e i carabinieri con quella foto, quel video, è utile per risalire l'identificazione responsabile, certo che lo posso fare, certo, assolutamente, così come potete fare anche il resto. Fermare, bloccare la gente, uno dice, ma io non ho la forza, vabbè, questo è un altro discorso, però sappiate che la legge vi consente, permette anche al privato cittadino di fare l'arresto. La legittima difesa è consentita, deve essere proporzionale a quella che è l'offesa. Allora, per dirla così, perché è semplicistico magari, ma se mi dà una botta in testa o magari sta per darmi una botta in testa e usa un bastone, io non è che sto aspettando che mi dia la botta in testa, no? Penso che ognuno di noi, ma anche usando il buon senso, voglio dire, non è neanche conoscere la normativa, però se c'è un qualcuno che mi sta aggredendo, certo che mi posso difendere. L'importante è che la difesa. Non nel caso di aggressione, non nel caso in cui io mi trovo il ladro in casa, quindi mi viene spontaneo di. Ma allora, io se trovo il ladro in casa. È questo modo che ho per difendermi. Allora, se io ho il ladro in casa, come dicevo prima, come privato cittadino posso procedere all'arresto. Arrestandolo lo posso vincolare, gli vincolo e lo privo della libertà. È chiaro che nel privarlo della libertà posso anche adottare un'azione fisica per cercare di bloccare. Azione fisica che non vuol dire pugnalarlo, spararli e quant'altro, perché questo non si può fare, no? Ecco, però se fisicamente, e se questo risponde con violenza, non siamo più nel campo del furto, qui dopo siamo in un altro reato che è più importante, che è più grave, che è quello della rapina. Attenzione, no? Quindi io posso intervenire con la forza fisica come il carabiniere, no? Io
se faccio un arresto, chiaro che è difficile trovare chi si fa arrestare senza opporre magari della resistenza, no? Lo trovo anche quello, si può trovare anche quello. C'è quello che oppone resistenza, e oppone resistenza io devo usare una difesa che sia proporzionale a quello che è per vincere la resistenza sua, no? Chiaramente, no? La truffa dello specchietto, caro Basso. Truffa dello specchietto, anche questo è un argomento che effettivamente l'ho toccato, ma perché ci sono tanti casi e casistiche, no? Allora, cos'è? Generalmente viene coinvolto nella truffa una persona che è da sola in macchina, no? Quindi viene individuata, transitare, la seguono e nel momento più opportuno, magari non giovane, no? Magari di sesso femminile pure, la seguono e nel momento opportuno lanciano un oggetto, potrebbe essere anche di piccole dimensioni, no? Simulano un urto, che viene avvertito anche da chi guida, e dopo un po' viene fermato da questa macchina, che è il truffatore sostanzialmente, e che gli fa vedere, gli fa notare che lo specchietto suo dell'autovettura è a penzoloni, è rotto, no? Che effettivamente è rotto, attenzione, non è che si è rotto, è rotto perché lo hanno rotto comunque, no? E quindi cosa fanno? Dicono, e qui il tempo, no? Perché tutti sono, vedete, il denominatore comune di tutte queste truffe è il tempo, è appena accaduto qualcosa, sta accadendo qualcosa, o si sta verificando qualcosa a momenti. Non ho il tempo per difendermi, non ho il tempo per accertare. È successo poco fa l'incidente, non l'incidente, ho sentito poco fa il botto, in questo momento mi ferma la persona, mi fa presente che c'è lo specchietto e che mi attribuisce la responsabilità per evitare che il premio assicurativo passi, aumenti e quant'altro, è opportuno per 100 euro, intanto costa 100 euro, 150 euro, mi dai 150 euro e io mi accontento, no? Mi riparo, no? Lei non ha il premio assicurativo, non ha l'aumento del premio assicurativo e la finiamo qua, no? E l'utente è convinto di essere lei responsabile, lui responsabile del danno, è pronto a pagare, no? Cosa che non si fa, no? Vedete, chi vi chiede il denaro subito e non vi dà il tempo, e non vede il tempo, è una lampadina, si deve accendere questa benedetta lampadina. Si accende la lampadina, è una truffa. Chiamo il 112, un attimino, chiamo il 112. No, ma no, non serve i carabinieri perché dopo magari le fanno una multa, però dopo dobbiamo fare la prestazione amichevole, aumenta il premio assicurativo. Chiamo il 112. Vi assicuro che nel momento in cui prendete il cellulare, il componente 112, questi sono scappati. Sono pericolosi. Se dopo. No. Dico, guardate, i truffatori, è difficilissimo, ci sono casi dove il truffatore usi violenza. Il truffatore è una persona subdola, chiamiamoli come sono, perché a me non piace chiamarli furbi, perché il furbo è sempre qualcosa di positivo, no? Qualcosa di, diciamo che sono dei delinquenti, no? Dei delinquenti, e sono subdoli. Però non è difficilissimo che arrivino alla violenza, non è il loro obiettivo. Il loro obiettivo è quello di carpire, raggirare la persona, farsi dare il denaro e scappare. Punto. Sono scoperti? Se ne vanno. Però ecco qua l'importanza, perché il dovere di ogni singolo cittadino è quello di informare. A me è andata bene, io sono stato bravo, sono stato sul pezzo, no? Mi sono accorto che questo mi stava truffando, cosa faccio? Mi ricordo una lettera, un numero della targa, può essere anche non utile il colore della macchina,
chiamo i carabinieri, faccio 112, guardate, mi è successo questo e questo, per evitare che il signore, il truffatore, poco più là, invece commetta la truffa. Ecco, a proposito di questo, io ho visto abbastanza frequentemente dentro alla alle pagine Facebook della nostra città che spesso le persone postano messaggio, attenzione, perché la truffa dello specchietto è in atto in via Pisacane, in via Roma, eccetera. Questo è molto utile, la considero una forma di rete informativa solidale. Attenzione, è una macchina grigia. Assolutamente, certo. E quindi anche la rete può venire a supporto del cittadino. Assolutamente, certo. Questa è ogni forma di comunicazione può essere fatta di persona in presenza, come stiamo facendo in questo momento, come potrete fare e mi auguro farete fuori da qui, ma lo potete fare anche con la rete, no? Si raggiunge ancora più persone, no? Si informano. Infatti lo scopo nostro è quello di pubblicare nel nostro canale YouTube in modo che chi volesse può accedere alle informazioni che sono state date qui oggi. Comunque il danno, l'ho accennato all'inizio, l'ho ribadito il mio collega qua, Massimo Marozzi, non è solamente il danno economico, ma non è di poco conto il danno psicologico che si arreca alla persona, perché la persona poi si sente in difficoltà anche e molti si vergognano, tanto che non denunciano, tanto che non rappresentano la famiglia. Non bisogna vergognarsi, bisogna rappresentare il problema, farlo presente, denunciarlo, perché solo se si crea unione, rete, si può arrivare a un punto, non dico di arginare perché ci sarà sempre il fenomeno, però limitiamolo e rendiamogli la vita difficile, no, a queste persone, a questi delinquenti. Allora, l'Università Popolare vuole ringraziare i nostri relatori consegnando un omaggio, due testi relativi alla storia del nostro paese, quindi alla ricerca che è stata fatta. A lei e a lei.